Un elicottero di massa 500 kg accelera verso l'alto per alzarsi con accelerazione di 2,2 metri fratto secondo quadrato. Quanto vale la forza esercitata dall'aria sull'elica? Allora, abbiamo il nostro elicottero. Quando l'elica del nostro elicottero inizia a girare, esercita una forza Fe sull'aria, quindi c'è una forza dell'elicottero sull'aria. Per il terzo principio della dinamica, allora ci sarà una forza opposta in modulo, stessa direzione ma verso opposto, dell'aria sull'elica e questa è la spinta che riesce a far alzare l'elicottero. Andiamo a vedere quali sono le forze in gioco. Allora, senz'altro l'elicottero è soggetto a una forza peso. Quindi, le eliche dell'elicottero girando devono vincere prima di tutto la forza peso, quindi ci dovrà essere una forza tale da controbilanciare la forza peso, dopodiché ci dovrà essere una forza residuale che possa permettere all'elicottero di alzarsi con un'accelerazione di 2,2 metri fratto secondo quadro. Quindi la forza che l'aria eserciterà sull'elica deve essere tale per cui la forza totale sarà uguale al valore della forza peso in modulo più questa forza residua. Quindi potremo scrivere che la forza totale sarà uguale a mg più m per l'accelerazione residua, quella finale, quella di 2,2 metri al secondo, uguale 500 per 9,8 più 500 per 2,2 uguale 6.000 newton, che possiamo scrivere anche come 6 per 10 alla 3 newton. Quindi l'aria eserciterà sull'elica una forza pari alla forza peso più questa forza residua che permette un'accelerazione di 2,2 metri al secondo e complessivamente la forza che agirà sull'elica sarà di 6 per 10 alla 3 newton.